deve essere chiaro per noi che il creatore non ha corpo, non ha nome, non ha niente. È una forza come tutte le forze, si esprime in qualcosa che attua come nel nostro mondo. La forza dell'elettricità, magnetica, le forze della gravità, un sacco di forze. Come le identifichiamo? Unicamente in un momento, in uno stato nella quale attuano. Attuano sopra qualcosa. Repulsano, scaldano, esplodono, qualcosa fanno. E allora diciamo, ah, qui c'è forza. E prima? Non c'era, prima di questo non c'era forza. E allora, per rivelare il creatore, quello che abbiamo bisogno è una materia, qualcosa che sopra il quale riveleremo che esiste. Chi esiste? In generale noi lo vediamo anche nel nostro mondo come una qualità opposta. Allora la forza attua e si rivela. E allora il creatore, che è la forza di dazione, che è la forza dell'amore, connessione, unione, la forza buona, che sono attive di lui per fuori, di forma benevolente, benefica, per beneficiare, hanno bisogno di farlo per mostrare la sua attività, e allora ha creato una qualità inversa a lui che è il desiderio di ricevere, inclinazione al male. Inversa a lui, che sopra questa qualità lui può rivelarsi e mostrarsi a quanto noi siamo opposti rispetto a questa qualità che è cattiva. E allora così è scritto che il creatore dice: io ho creato l'inclinazione al male, ma questa inclinazione, cioè è desiderio, cioè inclinazione al male, che vuol dire che è una qualità che è tutto per ricevere, ricevere, ricevere nel suo proprio beneficio. E inversa al creatore. Allora risulta che abbiamo, a partire da questo momento, abbiamo due nella creazione, inclinazione al male, che è il nostro ego che in ogni cosa si trova, e questa inclinazione al male, il desiderio di ricevere, non esiste qualcosa che non ce l'abbia, il grado minerale, vegetale, animale, la persona, tutto il nostro mondo sono misure distinte del desiderio di ricevere. E chi le sostiene in vita, chi le vitalizza, chi gli dà vita, è il desiderio di dare. Li dà a ogni desiderio di ricevere, al desiderio del creatore, anche gli dà la vita. Gli dà un riempimento, il desiderio di ricevere esiste. Perché ha fatto questo? Come abbiamo detto, che il creatore in se stesso è una forza. Come può mostrarsi? Lui ha bisogno di qualcosa per rivelarsi. E questa cosa, giustamente, è il desiderio di ricevere, che sopra di lui il creatore può rivelarsi. E questa è la saggezza della quale ci occupiamo. Perché noi, le creature,
avanziamo e lo riveliamo, il Creatore ha fatto il desiderio di ricevere perché lui si riveli, lo stesso si riveli e dopo l'ha rotto in parte, cioè ha fatto l'inverso di lui, cioè ha differenziato, ha rotto in diverse parti. Il desiderio di ricevere che stava pieno di tutto il bene e improvvisamente questa forza buona si è ritirata perché lui si è disintegrato, si è rotto e allora il desiderio di ricevere cerca come può ritornare a questo riempimento che aveva prima. Solo in questo penso. E la soluzione sta in questo che alla fine le parti si connettono e nella maniera che si connettono si riempiono un'altra volta nel Creatore e di questa maniera vanno a poter esistere. E questo va a essere il Gmartikon, il fine della correzione.